Auguri a tutte le mamme. Vorrei che oggi ognuna di voi potesse dedicarsi qualche secondo a dire a se stessa che vale, che la sua vita fa la differenza nella vita delle persone che ama, che fa la differenza per i suoi figli, indipendentemente dalle cose che fa, indipendentemente dal suo aspetto fisico, indipendentemente da chi è, com'è e quali sono i suoi titoli di studi. Quando si è madri si aspetta di cullare il proprio figlio, di cantargli una ninna nanna, di seguirlo negli studi. A volte non è possibile. Non è possibile per via del lavoro, non è possibile perché se per caso come i miei figli venivano infastiditi dalla mia voce, non potevo cantare o dal mio tocco non li potevo cullare. Oggi i miei figli sono affettuosi, mi chiamano mamma, vieni qui. Per noi è stato un lavoro durato anni, anni di lavoro, tutto strutturato, niente di istintivo, però mi sto godendo questi attimi che saranno fugaci, ma che sono delle conquiste. Per anni ho pensato di non essere una brava mamma, perché i miei figli non mi chiamavano, non mi volevano. Oggi vi dico che non è che sono una brava mamma, ma ce la metto tutta. E questo dovete pensarlo anche voi. Non esiste la brava mamma, esistono le mamme che veramente vogliono fare la differenza per i loro figli. Questo sì, questo io sono una di quelle e sono sicura che lo siete anche voi. Ed è ora che ve lo diciate. Voi valete, voi fate la differenza. Non arrendetevi, non mollate mai. Mi raccomando, credete in voi stesse, perché è l'unico modo perché i nostri figli credano in loro stessi. Buona festa della mamma, combattere sempre e arrendersi mai.